praticamente nullo, meno 0.1. Ed ora andare a seguire anche Carol Zangobbo. Per lei quest'anno un 6.27 a Padova, 6.33 a Gorizia nel lontano 2016, e che torna in gara per i colori dell'Asse Industria Sport Padova. E vediamo, sembra ovviamente andare a cercare i consigli preziosi dal proprio tecnico. Pedana che l'anno scorso ha regalato, pensate, 2 record del mondo per Martina Caironi. 5.97 intanto per Zangobbo, che è atleta tedesca. Ed ora abbiamo in pedana Carol Zangobbo, per lei 5.97 fatto il primo salto. In quarta piazza al momento, vediamo se proverà ovviamente a salire sul podio. Questo è un salto decisamente, purtroppo dovrebbe essere, vediamo se è un salto valido, no, un salto valido, quindi ho preso una svista, pensavo fosse un salto nullo, invece vediamo, tendiamo ovviamente la misura per Zangobbo. Dicevamo dunque, abbiamo dato i risultati delle 3 giamaicane che si sono qualificate. In seconda batteria Chiara Melon 11.84, rimane fuori dalla finale per 2 centesimi, e Awa Zampo 9.80 del nostro Marcel Jacobs, fatto proprio praticamente un anno fa e un giorno alle Olimpiadi di Tokyo, con poi la medaglia d'oro che rimarrà impressa ovviamente nella storia dell'atletica italiana. Tanto le immagini ci riportano nella pedana del salto in lungo. Abbiamo inquadrata l'atleta ucraina, anzi no, è la Zangobbo, chiedo scusa, ovviamente i colori gialli e blu, hanno confuso con Tani. Per lei ancora 3 lanci per andare a cercare ovviamente la zolla che potrebbe valere il personal best. Ed ora ritorniamo dalla pedana del lungo con l'olandese in pedana.